Con Mister Machi, innanzitutto complimenti perché insomma non tutti sarebbero venuti a giocarsi la partita qua a viso aperto come avete fatto voi. Il rigore ti domando se ha magari cambiato le carte in tavola dalla partita preparata magari da Bonura. Ma certamente gli episodi cambiano sempre l'esito e lo svolgimento di una partita, questo è chiaro, ma gli episodi te li devi andare a cercare, insomma. Diciamo che c'è un po' di rammarico per come poi ci è sfuggito di mano il risultato negli ultimi minuti, anche se devo dire per onestà che insomma qualche occasione il Follonica Gavorrano ce l'ha avuta, una bella squadra, è normale che concediamo, però abbiamo avuto anche noi diverse palle per chiudere la partita, soprattutto nel secondo tempo siamo ripartiti bene. E un po' questo ci lascia la mano in bocca perché abbiamo fatto una buona partita a mio avviso e forse meritavamo anche qualcosina in più. Ti ho sentito durante la diretta che stavo facendo invitare i tuoi ragazzi, ragazzi chiudiamola, avevi forse il sentore di poter vedere sfuggire la vittoria a 10 minuti dalla fine? Ma è normale, insomma, vieni su un campo come questo con la prima in classifica, stai vincendo, è chiaro che loro si sono buttati avanti con lo spirito giusto, si sono buttati avanti anima e corpo, è chiaro che poi quando incominciano a buttare palloni dentro il rigore è un po' un terno all'otto, non devi farli arrivare dentro il rigore e quindi chiaramente se facevamo il secondo gol probabilmente finiva là la partita. Non l'abbiamo fatto, abbiamo sbagliato qualche scelta, qualche conclusione. Però insomma ci sta, io non posso rimproverare i miei ragazzi, insomma abbiamo fatto una buona gara, forse sarà da stimolo per la prossima. Vai. Avete perso in maniera inaspettata il derby col Foligno, chiaramente quello ha un po' condizionato il vostro campionato, ma la squadra c'è, i valori ci sono e ti domando dove volete arrivare. Ma partita col Foligno, ripeto, insomma, loro hanno fatto un partitone e questo è un campionato equilibrato, non ci sono squadre materasso con cui dici vado in campo e vinco la partita facile, non esiste, questo è un campionato così, quindi ci sta di avere un inciampo e per quanto riguarda le ambizioni noi pensiamo partita dopo partita, cerchiamo di far bene, cerchiamo di stare nella parte alta della classifica e insomma sappiamo che abbiamo una buona squadra e dobbiamo migliorare alcune cose, speriamo di fare un bel campionato, di regalare soddisfazione ai nostri tifosi e ai nostri dirigenti. Un'ultima domanda, una bandiera come te, una bandiera tifernate come te, che cosa può dare in più sulla panchina? Ma un attaccamento, un sapore particolare per tutti, insomma, io me la sento addosso questa maglia e questi colori, insomma, ho giocato una vita là e quindi sono molto, molto carico, molto stimolato nel far bene, anche perché è la mia prima esperienza nel campionato di Serie D, quindi spero di far vedere un bel calcio e di fare più punti possibile. Complimenti. Grazie.